Un altro effetto molto bello è bagnare il foglio e poi con il mio pennino vado proprio di punta, faccio vedere così che si vede meglio, e adesso è caduta una goccia, e appoggio la punta. Proprio solo dei puntini. Adesso io lo inclino. Lo sto inclinando, quindi il colore, per esempio, qui sta scendendo. Comunque, appunto, solo appoggiando la punta, adesso è già asciugato il foglio, fa questi puntini che adagio adagio si allargano, si espandono e diventano irregolari. Un'altra cosa, succede ogni tanto. Che cadono gocce, infatti, come è successo a me qui. Se vi cade una goccia, e quando deve cadere non cade, ecco, sul disegno che state facendo, la china non viene più via, quindi una volta che è giù, non si può più togliere. Se vi cade una goccia, prima che asciuga, cercate di, non lo so, trasformarla in qualcosa che abbia a che fare con il vostro disegno. Vedete, finché è ancora bagnata, io riesco a lavorarla. Ecco, da quello che era una goccia, si è trasformata in qualcosa che potrebbe far parte del mio disegno. Se fosse stato, non so, un prato, qualcosa, avrei potuto trasformarlo, ad esempio, in un dente di leone. Vedete? Da una goccia ho fatto un fiore. Come vedete, il tratto, anche per le foglie, per queste cose, deve essere molto irregolare. Più è regolare, per esempio, se voi fate il vostro... Aspettate, perché sto lavorando al contrario, è veramente veramente faticoso. Fate il vostro gambo. E la foglia non fatela così, la classica fogliolina. Ma come ho fatto sopra, fatela veramente, veramente regolare, cioè fate tante piccole linee. Più le linee sono piccole, e frequenti, meglio viene il disegno. Ecco, vedete qui la differenza fra le due foglie. Per le parti molto scure, quindi se io devo riempire una grande porzione di nero, come avete visto nel disegno del bosco, quello stile fantasy, fumetto, intingete direttamente il pennello dentro all'inchiostro e lo usate esattamente come una pittura. In questo modo riesco a riempire grandi zone di nero totale o del colore che avete scelto, che con il pennino ci vorrebbero secoli. Altre cose che potete fare è, per esempio, con il dito intingerlo leggermente nell'inchiostro e anche qui si ottiene tamponate e si ottiene un effetto sfumato. Potete usare un pezzo di carta da cucina, lo arrotolate un po' e poi lo strappate così, proprio tirate, tirate fortissimo. Tirando, voi mettete il vostro colore sul foglio. Io ho messo qui questo del colore bagnato, intingete e anche qui tamponando molto leggero. Sono tutte trame che servono come riempimento, come sfumatura, come elemento veramente decorativo. Vedete che bello? Semplicemente con della carta da cucina. La china ha la particolarità
che secondo me è una tecnica molto rilassante. Infatti io ogni tanto ho bisogno di lasciare un attimo via magari la pittura o le cose più impegnative e dedicarmi proprio alla china. Negli anni di esperienza di insegnamento nella mia scuola ho notato una cosa molto, molto particolare, che la china o la si odia o la si ama, cioè non c'è una via di mezzo. I miei allievi, c'è chi l'ha provata e l'ha amata da subito in maniera viscerale e c'è chi invece l'ha provata e niente da fare, la odiano proprio a morte. Infatti mi dicono: ma basta, ma non più lezioni sulla china, ti prego, su tutto ma non la china. E quindi è così, provate. Volevo farvi vedere una cosa veloce, che sono degli schizzi che stavo facendo giusto in questi giorni. Allora, questo è un cavallo. Spero che si capisca, anche senza bisogno di dirlo, che è un cavallo. La mia intenzione sarebbe poi di provare a ripassarlo con la china. Ecco, allora nel frattempo c'è stato uno stacco, è successo un disastro, non mi sono accorta che avevo lasciato il boccettino di china col pennino dentro, ci ho picchiato in pieno e come potete vedere è andata china dappertutto. Per fortuna che ho un tavolo da lavoro, da disegno, e quindi ho un cartone sotto, il tavolo non si è macchiato. Però ecco, attenzione, cioè veramente io sono un disastro, sono imbranatissima, cioè riesco a sporcarmi anche soltanto guardando un tubetto di pittura. Allora, vi dicevo di questo cavallo, infatti stavo per prendere la matita per indicarvi e ho rovesciato tutto. Vedete, questo cavallo ha dei particolari molto strani, ha tutte queste linee qui nella coscia, è perché ho preso esempio da delle sculture di una tipo che ho trovato per caso, una scultrice inglese mi sembra, che fa queste sculture fatte tutte con dei rami di legno, sono favolose, e costruisce questi cavalli a grandezza naturale e sono spettacolari, cioè veramente ho trovato delle immagini bellissime. E allora ho provato un po' appunto a disegnarlo, anche per quello le proporzioni del cavallo non sono esattamente perfette, perché queste sono sculture fatte da questa donna e io ho fatto il disegno di queste sculture che poi vorrei ripassare la china, appunto perché hanno tutti questi dettagli e tante tante ombre. Questo è uno, questo è un altro che ho fatto. E quindi appunto, specialmente questo, l'altro non mi piace così tanto, ma questo penso che verrà particolarmente bene. Questo è per farvi vedere appunto quali tipi di disegni si addicono alla china. Se questo fosse stato un cavallo normale, normale, questo è un cavallo pazzo, un cavallo normale, nel senso che senza tutti questi dettagli, queste cose di questi rami. Ovviamente si poteva fare con la china, cioè sarebbe potuto fare con la china, però il risultato sarebbe stato molto, molto meno intenso. Adesso io proverò a farli e poi, a dipendenza di come viene il risultato, ve li farò vedere oppure no. Se viene una schifezza lo butto. No, non lo butto perché non butto mai disegni. Peccato mortale per me buttare disegni. Però non ve lo faccio vedere se viene male. E niente, sulla china penso di aver detto tutto. Io vi saluto, vi auguro una bellissima giornata. Qui sta uscendo un pochettino di sole, quindi speriamo bene, anche se poi le previsioni sono orribili, veramente freddo, pioggia, di tutto, addirittura la neve stasera sembra che arrivi. Vi auguro una buona giornata, un augurio a tutte le donne perché oggi è la festa della donna. E poi un anticipo sul prossimo tutorial,
parlerà di pittura acrilica. Vi spiegherò un po' che cos'è la pittura acrilica, come si usa e tutte le cose che esistono per questa tecnica. Se avete richieste, fatemele perché io veramente sto cercando di andare un po' così, partendo dalla base, avanzando. Però appunto non sempre è facile sapere cosa vi interessa di più. Quindi se anche io ho già fatto dei tutorial su un certo materiale, non so, sui pastelli a olio per esempio, e voi siete interessati particolarmente a quella tecnica e volete sapere cosa si può fare in più, oppure magari un video dove si vede come si utilizzano proprio, me lo dite che io poi farò anche dei video di proprio approfondimento di un materiale o di una tecnica. Va bene, vi saluto, buona giornata a tutti, ciao!